Gesù Cristo e Gesù è il Signore. Ma molti cristiani credono che il Signore sia veramente risorto? Bella domanda. Io sono convinto che molti cristiani indubbiamente sanno che Gesù è risorto, perlomeno dovrebbero credere che Gesù è risorto. Però credo anche che vi siano dei dubbi per cui molti fanno riferimento a questo. Personaggio storico realmente esistito che ha amato il mondo, che ha amato il prossimo, che ama il prossimo, però che poi dopo per molti sia risorto o meno è interessante come domanda. Sarebbe opportuno fare, se possibile, un'indagine statistica per capire quanti sono effettivamente convinti della risurrezione di Gesù Cristo. La Bibbia ci insegna che Gesù è lo stesso di ieri, di oggi e di sempre, e che le sue parole non passeranno. Come mai allora la fede è scarsa? Appunto, perché è strettamente correlata al fatto che si creda che Gesù veramente, nel senso che si crede che Gesù è vero uomo, e vero Dio, primo, primo caposaldo, e non semplicemente come un personaggio tra i tanti, una buonissima persona tra i tanti ma che sia effettivamente vero uomo e vero Dio. Questo in primis. Poi che sia effettivamente risorto, ma non solo risorto e salito al cielo e là rimane alla destra del Padre. Io ovviamente faccio riferimento ai cristiani, sia sì, chiaro perché quanti non credono bisogna fare tutt'altro discorso. Però è là in cielo, alla destra del Padre e di nuovo verrà come insegna il credo, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo sapere che è vivente, Gesù è il vivente ed è presente tra noi. Dove? In primis nell'Eucaristia, perché il Signore ci ha regalato anche tanti segni eucaristici della sua presenza, Lanciano, l'Episcide di Siena, Bolsena e così via, tanti altri miracoli eucaristici per cui Gesù è realmente presente, vivo. Gli stessi demoni confermano la presenza di Gesù nell'Eucaristia, gli stessi satanisti cercano di trafugare le ostie consacrate, non si accontentano se non di ripiego perché non possono trafugare quelle in cui è presente Gesù nell'Eucaristia, dei simboli. E quindi, in primis, Gesù è presente nell'Eucaristia, è presente anche dove sono due o tre riuniti nel mio nome. E a questo proposito ricordo quanto poi ho riportato nel mio libro, Storie di esorcismi. Questo episodio che una volta l'esorcista, il sacerdote, ha chiesto al demonio, e aveva anche tra l'altro lì il Santissimo, ha detto: Citando la, le parole del Vangelo, dove sono due o tre riuniti il mio nome, Matteo 18, 19 seguenti, io sono in mezzo a loro. Indica dov'è Gesù qua, perché qui siamo riuniti, più persone, per l'esorcismo ovviamente, e tutti eravamo convinti che lui indicasse comunque l'Eucarestia. No, lui è indicato in un'altra in un posizione. Perché? Perché la domanda era precisa. Secondo le parole del Vangelo, quindi indipendentemente dall'Eucaristia, dove due o tre sono uniti al mio nome, sono in mezzo a loro. Il demonio sottile, ok, ha risposto precisamente alla domanda e non ha indicato l'Eucaristia, dove Gesù ovviamente è presente, ma ha risposto alla domanda precisa in riferimento alle frasi evangeliche e ha indicato Gesù presente dove sono due o tre riuniti. Ovviamente l'Onipotenza di Dio può essere presente sia nell'Eucaristia, e presente appunto dove sono due o tre riuniti in mezzo a loro come è presente in tutta l'Eucaristia del mondo. Quindi, quando le riceviamo, Gesù è pienamente presente in tutta l'Eucaristia. Quindi Gesù è presente, ripeto, nell'Eucaristia, presente dove due o tre sono uniti in mezzo, sono uniti in preghiera, lui in mezzo a loro. E poi è presente ogni volta che noi lo preghiamo, ogni volta che noi lo invochiamo, quando lo adoriamo, quando facciamo le invocazioni, lui è attento alla supplica delle nostre preghiere. E allora perché, ovviamente per rispondere alla domanda la fede è scarsa perché domanda, rispondo a una domanda: si crede questo? Si crede che Gesù è presente nell'Eucaristia? Molti celebranti credono che Gesù è presente nell'Eucaristia? Se fosse così, avrebbero molti un certo comportamento diverso quando sollevano il calice e l'Eucarestia. Si noterebbe una, un timore reverenziale nel senso buono del termine alla presenza reale di Gesù basta di pensare alle messe celebrate da Padre Pio ad esempio quindi che sapeva lì presente vedeva Gesù lì presente Padre Pio ovviamente invece qualche volta capita sollevano eccetera in primis e quindi sia per i celebranti questo riguarda sia i celebranti riguarda anche tutti i fedeli ecco che se allora non si crede a questo chiaramente la fede diventa scarsa nel vivente, nel presente, quando, ci sono, quando vengono osservate determinati requisiti indicati appunto dal Vangelo. Perché in questi ultimi anni si è notata una diminuzione di fede? Eh, basta osservare ad esempio la diminuzione generalizzata della preghiera e, e la scarsa partecipazione alle funzioni religiose. Di, di, di cui la maggior parte dei partecipanti è composta da anziani poi ecco siamo sempre in questo concetto che dilatiamo un po allora se io credo che Gesù è presente e Gesù non è una persona qualsiasi è Dio vero uomo e vero Dio è l'onnipotente di conseguenza mi comporto è chiaro se io trovo Gesù durante la messa, indipendentemente dal celebrante, che sia simpatico, sia antipatico, che predichi bene, che predichi male, che sia onesto, disonesto, eccetera, 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 non importa, perché in quel momento, se è un vero ministro di Dio, in quel momento Gesù, grazie alla sua preghiera, oh no, la preghiera della consacrazione che fa il sacerdote, diventa corpo e sangue di Cristo, in quel momento io vado per Gesù Cristo. 2000 anni fa. Cercavano, lo inseguivano, ci insegna il Vangelo per cercare di toccare un lembo del suo manto, per supplicarlo, per pregarlo affinché risolvesse le loro necessità, affinché li liberasse, affinché li guarisse. Adesso lo abbiamo lì, e lo stesso Gesù, di ieri di oggi, e sempre insegna la scrittura, la parola di Dio eterna. Gesù ha detto: Il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Quindi, come Gesù allora diceva, Tu credi questo? Chiedetevi sarà dato. Tu non ce lo dice se io so che c'è Gesù Cristo, vado da Lui. Eh? Non corro quando arriva un noto politico o il Presidente della Repubblica, non importa se è italiano o di qualsiasi altro Stato la stessa roba, vale per tutti ovviamente. Non corro là, cioè, si riempiono le piazze quando passa il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, così via, si riempiono le piazze. E poi si svuotano le chiese. Se io credo vado dove c'è l'onnipotente, il re dei re, il risorto, colui che ha sconfitto Satana, grazie appunto alla morte e alla sua morte in croce e alla sua resurrezione. È strettamente correlato. O credo o non credo, non ci si scappa. È inutile fa tanti ragionamenti così, Se credo, chiaramente vado. Vado perché è il Dio Onnipotente. È il re dei re, e osservando la sua eterna parola, chiedo quello di cui ho bisogno, ovviamente, la conversione, in primis, il perdono dei peccati. Vado durante la messa ho la possibilità addirittura di riceverlo. Quindi non solo di toccare il lembo dal manto, ma di ricevere integralmente Gesù, cioè di ricevere l'onnipotenza di Dio, e a questo punto basti sentire. Che cosa ha detto il demonio riguardo all'Eucarestia ricevuta devotamente? Satana, che è stato costretto ad ammettere certi concetti che non si sentono mai nelle predicazioni. Cioè, ditemi voi quante volte avete sentito ciò che il demonio ha detto in riferimento all'Eucarestia? Quante volte l'avete sentito? Quante volte ne hanno parlato a tutti i livelli, anche all'interno della Chiesa? Eh? A tutti i livelli. Chi vuol capire, capisca. Ecco, quindi, cosa vuol dire l'importanza dell'Eucarestia? E la gente. Sì, lo fa per abitudine, perché bisogna andare in chiesa, perché si va in chiesa, perché così fanno un po' tutti, certo? soprattutto in riferimento alle feste solenni particolari, al Natale, alla Pasqua in particolare, certo, si va. Ma poi finito, crediamo che Gesù è il risorto, che, credo, che, che, che Gesù ascolta la nostra supplica. Ci ha anche detto cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto gli sovrappiù, questo ce l'ha detto, è scritto nero su bianco sul Vangelo, è tutto lì. Magari troviamo il tempo per fare mille altre cose e di fatti l'osservazione che tu hai fatto è sotto gli occhi di tutti. Durante la settimana, tra tanti pensionati e pensionate, ad esempio, che ci sono, oppure liberi del lavoro per tante ragioni, quanti vanno a messa durante la settimana? A messa vuol dire andare a incontrare Gesù ascoltare l'eterna parola di Dio, le letture e eh? poi lasciamo perdere le omelie massoniche che vanno per la maggiore, quello della faccia mamma, quelle cioè, purtroppo, purtroppo quelle lì ci santificano. Sono un po' un martirio. È come se una persona che ama la musica ed è un appassionato sentisse le steccate, ovviamente, quindi gli darebbe fastidio se è un appassionato di musica le steccate, non per errore, ma volte fatte anche apposta perché poi lì ci sono quelli che lo fanno per ignoranza e ci sono quelli che lo fanno in malafede purtroppo, però prescindendo, depurando da questo, si va per incontrare Gesù, per ascoltare la sua eterna parola, le letture, quando si sente parola di Dio, non parola del Signore, parola di Dio, secondo il Vangelo, secondo delle letture, si va per quello e si va per chiedere, per chiedere ciò di cui abbiamo bisogno, perché abbiamo sempre bisogno per sopravvivere in questo mondo che giace tutto sotto il potere del maligno, parola della scrittura, non l'ho inventata io, basta leggerla, abbiamo bisogno di avere l'aiuto da parte di Dio, dalla Madonna ovviamente, che poi il Signore ha concesso alla Madonna di donarci tante grazie, è la regina delle grazie, quindi lì durante la messa incontriamo non solo Gesù, ma anche la presenza di Maria che è sempre presente quando durante la messa, eccetera. Come è possibile rafforzare la fede? Ecco, con la preghiera perché preghiera significa dialogo con Dio, parlare, è come se qualcuno mi domandasse come posso io rafforzare una, una, una relazione, in senso generale, eh, non solo una relazione sentimentale, anche soprattutto quella, eh, parlando, frequentando quella persona, come faccio altrimenti ad aumentare, a rafforzare la relazione se quella persona la vedo una volta ogni tanto, non la vedo mai, non parlo mai assieme, come faccio a rafforzarla, eh? non la frequento è dura quindi con la preghiera perché parlo assieme dialogo col Signore, chiedo, parlo, di preghiere codificate, il rosario, soprattutto dove interviene in particolare la Madonna, dove interviene in particolare lo Spirito Santo con la lettura della parola di Dio perché così ascolto ciò che lui mi dice. Non devo sempre partire dal presupposto che se leggo la Bibbia si fa riferimento sempre agli altri a quel momento parla anche a me quindi ciò che lui dice a ciascuno di noi la leggo eh, a casa perché così oltre che ascoltare la messa leggo qualche riga al giorno dell'antico qualche riga al giorno del nuovo dopo la preghiera e quella mi alimenta mi nutre con la parola preghiera parola e eucarestia quindi questo diventa frequente oppure online se non posso ricevere tutti i giorni l'Eucaristia perché c'è la Chiesa distante, perché non viene celebrata la Messa, insomma, per tutte queste ragioni eh, diciamo così di, 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 di ostacolo, ma posso chiaramente eh, anche frequentare la Messa online come è successo a causa della pandemia, tutti chiusi e quindi tutti salvo qualche privilegiato che dovevamo quindi nutrici della parola di Dio e della comunione spirituale. Quindi preghiera, lettura e meditazione della sua parola e Eucaristia. Questi tre elementi principali mi consentono di frequentare il vivente e di rafforzare il rapporto, la relazione con il vivente e con la Madonna, ovviamente, eccetera. Se io non prego, se io non vado a Messa, se io non ricevo l'Eucaristia vado quella volta ogni tanto, ma il tempo per fare mille altre cose lo trovo per guardare anche certi spettacoli negativi, distruttivi della morale, distruttivi della fede, lo trovo, lo trovo per quello, invece non lo trovo per quest'altro, è chiaro che non posso alimentare e rafforzare la fede. quindi Dobbiamo ricordarci che Gesù, quando Pasqua diciamo buona Pasqua in riferimento al risorto e non semplicemente alla festa, a una buona festa in cui si mangia, si beve, si va al ristorante, eccetera. Ok, ma proprio al risorto, a colui che ha sconfitto Satana e che lo sconfigge tuttora, se lo invochiamo, se lo preghiamo, se lo mettiamo al primo posto della nostra vita, ecco che allora dobbiamo rafforzare il nostro rapporto, fare esperienza viva, relazionale, e attenzione, che più noi entriamo nella fede rafforziamo, più lui ci dà i segni, eh? più lui dialoga con noi, ci mostra dei segni che ciascuno di noi sente, quando noi, in occasione del nostro gruppo di preghiera, ci sono tante testimonianze delle persone che, che sono presenti nel nostro gruppo di preghiera, che partecipano, che hanno messo loro, sono le testimonianze che si trovano descrizione dei vari video sono loro le tantissime persone che hanno sentito la presenza di Dio una donna e qualcuno ha sentito anche la presenza del disturbatore perché non vuole ovviamente che si preghi che si frequenti Dio attraverso appunto la preghiera, l'eucaristia durante la messa e la lettura della Bibbia, l'ascolto della sua parola. Dio risponde non è la semplicemente in cielo alla destra del Padre, poi verrà a giudicare i vivi e i morti, eccetera, certo farà anche questo, è così, ma è vicino a noi, ha dato la sua vita per ciascuno di noi. Eh. Questo è il punto, ma noi ci scordiamo che ha fatto questo e invece ci eh, affezioniamo ai poteri del mondo, a certi poteri che giacciono sotto Satana, sotto l'influenza di Satana, e poi come sempre ha detto, il demonio vanno all'inferno. Molti vanno di questi, non tutti. Ovviamente, molti vanno all'inferno. Invece, noi siamo affascinati da questi poteri e ci scordiamo del Re. dei Re, del risorto, del vivente. Grazie. Alla prossima puntata.